Il Commonwealth non è più quello che conoscevo. È cambiato. Creature mostruose e radioattive si aggirano dietro ogni angolo. Mi sono unito ai Minutemen. Insieme ho aiutato quelle poche persone che ho trovato. Ma in verità, l'ho fatto per aiutare me stesso. Abbiamo conquistato il loro vecchio castello. Si trova anche vicino a Diamond City. Ed è lì che sono diretto in questo momento. E salve a tutti e bentornati sul canale di Kongakuen of il Pato. E sono qui per continuare la nostra avventura su Fallout. Molto più avanti, ho appena liberato il castello dei Minutemen. L'ho fatto ieri. E ora voglio andare a fare la quest principale, ovvero recarmi a Diamond City e vedere cosa c'è. Anche perché è giunto il momento, visto che le quest dei Minutemen stanno cominciando a diventare abbastanza difficilotte e devo potenziarmi, quindi presumo che l'unico modo per potenziarmi sia andare un pochino avanti con la trama principale. Siamo a livello 10 e dobbiamo addentrarci dentro questa città che mi è stato detto che è Boston. E al centro vi è appunto Diamond City. Ora, io non penso di farvi vedere tutto, ma solo una parte. Io mi getterei nel fiume, visto che non posso prendere radiazione, posso addirittura respirare sott'acqua, e ci vediamo mentre trovo qualcosa di interessante all'interno di queste zone. Ah, comunque volevo ringraziarvi dell'interessamento, perché comunque lo scorso video era un video un po' così, anche perché ero preso dall'agitazione, ma comunque ho ricevuto numerosi commenti di supporto, cioè di incoraggiamento, il che mi ha fatto molto piacere, quindi vi devo ringraziare. Detto questo, io sto continuando a nuotare perché sembra anche addirittura la via più sicura questo perk. Davvero davvero farlo è stata una manna dal cielo. Vediamo se possiamo passare sotto. Sembrerebbe di sì, ci siamo riusciti. Però lì c'è uno scorpione radioattivo. Ok, c'è tanta gente qui. Ciao, scorpione radioattivo. Ok, tu non sei un avversario da affrontare. Siamo già morti. Ok, ho deciso di partire da qui. Cosa hai trovato? Cosa mi hai portato? Un lanciamissili? Davvero? Cioè davvero mi ha portato... Cioè davvero mi ha portato un lanciamissili? Grandissimo Meat Dog. Comunque mi sono teletrasportato qui dove avevamo fatto la missione dello scorso video, perché la via sembra essere più veloce, più breve, e potrebbe anche essere più sicura. Ah, vedi, là c'è quello che sembra essere un predone. Però noi passiamo di qui. Ok, vediamo un po', Allora, là sembrava che c'era uno seduto. Ah, oh, no, è un cadavere. Andare in giro mi mette un po'... Perché... Non è che sia fortissimo, poi ho anche un sacco di... radiazione al momento. Ehi... Ok. Non mi attacchi? Chi sei? A sicurezza di Diamond City, ok? Quindi questa è una zona sicura. Il che mi va benissimo. Sta sparando un orso. Seguce mutante mi sta attaccando. Beh, in teoria la torretta dovrebbe difenderci. C'è un pazzo qui. Ok, vediamo un po' come funziona la sicurezza di Diamond City. Devo difendere il mio cane. Se
segugio mutante. Lì sta arrivando. C'è un super mutante. Urca. Via. Non credo di poter affrontare un segugio mutante nelle mie attuali condizioni. Non ho ancora sprecato un Radaway. Che significa che non puoi aprire? Smettila di scherzare, Danny. Sono qui allo scoperto, porca puttana. Ho ordine di non farti entrare, Piper. Mi dispiace, faccio solo il mio lavoro. Questa è la famosa solo Piper. Il tuo lavoro? Proteggere Diamond City significa tenermi fuori? È così? Oh, guarda, è la temibile reporter. Mi dispiace, ma il sindaco McDonagh è davvero furente, Piper. Dice che l'articolo che hai scritto è pieno di menzogne. L'intera città è in agitazione. Apri subito, Danny Sullivan. Io vivo qui. Non potete chiudermi fuori. Aprimi! Ok, parliamo con Piper. Tu vuoi entrare a Diamond City, vero? Sono qui per caso. Reggimi il gioco. Che hai detto? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah, hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? O vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. Dammi un minuto. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Ok, andiamo. D'accordo, andiamo. Un'altra splendida giornata a Diamond City. Ok, abbiamo conosciuto Piper. Piper, chi ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Sotto la diffamatrice agitatrice di folle. Il livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le vostre macchine tipografiche per recuperarne i pezzi. Oh, è una dichiarazione, signor McDonagh. Sindaco tiranno censura la sta... Perché non chiediamo al nuovo arrivo? Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola. Quale giornale? Di che giornale stavate parlando? Del mio. Il Public Occurrences. Siamo la lente di ingrandimento della verità. Allora, sei con noi o no? Beh, in teoria dovrei rispondere, non mi riguarda. Non sono affari miei. Oh, non volevo trascinarti in questa discussione, no, no, no. Sembri adatto a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth. Sicuro? Felice? Un luogo in cui arrivare, spendere i propri soldi e stabilirsi. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi, d'accordo? State litigando? Beh... Come vuoi. Come ti pare, non ci resterò a lungo. Ah, un'altra persona che non vede oltre il proprio naso. Ti troverai benissimo con tutte queste guardie incapaci. Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare? Beh, stiamo sul vago. Sto cercando una cosa. Oh, cosa stai cercando? Sono affari miei. Beh, ovunque tu vada, non andare a chiedere aiuto alla sicurezza di Diamond City. Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella... Ah, anche una sorella. Sì, continua a parlare, McDonagh. Non sai fare altro. Mmm, un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco. Che onore, eh? Ascolta, devo andare a sistemarmi, ma... passa dal mio ufficio più tardi. Ho un'idea per un articolo perfetto su di te. Ok, quindi direi che dovremmo seguire Piper. E andare al suo ufficio. Anche se io a Diamond City vorrei vedere se c'è un negozio di armi, perché vorrei un fucile che sia appunto un fucile classico da caccia. Ah, e questa è Diamond City? Assomiglia vagamente... No, vabbè, non lo dico.
Allora, prima cosa devo cercare un medico, devo curarmi dalle radiazioni. Poi vediamo di recuperare un fucile e vediamo un po' di andare da Piper. Ho sentito dire che c'è un bar per soli predoni nel vecchio Theater District, la Combat Zone. Se fossi in te, starei a... Ehi, piccola, come vanno le vendite del giornale? Beh, le macchine si stanno surriscaldando. Quel motore si romperà presto se non lo cambiamo. Dici così da settimane e continua a macinare. Smettila di preoccuparti tanto. Devo tornare in ufficio. Se vedi qualche politico infuriato che viene da noi, fa un fischio. C'è qualche problema? Lei potrebbe essere la sorella. Piper. L'istituto spia nelle vostre case. Leggete il public per scoprirlo. Quindi questo è l'ufficio di Piper. Teniamocelo presente e non dimentichiamo. Allora, ecco, tu sei un dottore, vero? Che mai care pensa a voi? Oh. Tutte le vostre esigenze medicinali. Ok. Grazie. Lei e la sua conciata. Nuova cartella medica da aprire. Hai effettivamente bisogno di cure? O ti serve solo il nostro servizio di ricostruzione facciale? Curami. Già, dimmi cos'ho che non va, dottore. Ora dimmi che sintomi hai. Uno alla volta. Devo guarire dalle radiazioni. Credo di aver assorbito un po' di radiazioni là fuori. Ti daremo una ripulita, non temere. Perché non potevo fare quella dei tappi? Cioè, le radiazioni mi segnava come non potevo farla. Finito. C'è altro che ti preoccupa? No, per ora niente. Non ho altri problemi. Prenditi cura di te in futuro, d'accordo? Ok. Non posso rubarti, vero? Beh, in teoria mi piacerebbe farlo. Fossimo su Skyrim non avresti già più niente. Qua devo ancora abituarmi. Qua cosa abbiamo? Sembra un bar. John, siamo John Travolta. E da queste parti chiamiamo la tua pettinatura straordinaria follia. La spruzzata di sangue le dà un tocco personale. Dovresti tagliarti i capelli. No, non mi taglio i capelli. Cerchiamo un armaiolo. Ok, ci siamo procurati un fucile da caccia. Non è uccidere. Leggermente molto, non leggermente, molto più corto del fucile che mi immaginavo io. Però detto questo io andrei da Piper. Ok, parliamo con lei. Blu? Perché mi chiami così? Perché sei un abitante del Vault. So che non indossi la tuta blu, ma il Pip-Boy e quell'aria da pesce fuori dall'acqua tendono a tradirti. Facciamo un patto. Voglio un'intervista. La storia della tua vita su carta. Diamond City ha bisogno di un punto di vista esterno al Commonwealth. Concedimela e... sai che ti dico? Verrò con te. Ti guarderò le spalle mentre ti abitui al mondo di superficie. Ok, accettiamo. D'accordo, Piper. Ci sto. Bene. Mettiamoci al lavoro. Allora, so che vieni da un Vault. Come descriveresti la tua vita al suo interno? Eravamo ibernati. Io e la mia famiglia siamo stati congelati. Non ho trascorso molto tempo nel Vault. Aspetta. Vi hanno rinchiusi in un frigo. Tutto il tempo. Mi stai dicendo che siete nati prima della guerra? Ma non so cosa sia la risposta sarcasmo. Mi la provo, voglio vedere come la dice. Ammirate, sono immortale. Sai, in un certo senso lo sei davvero, no? Sembra apprezzarlo. Oh mio Dio, l'uomo fuori dal tempo. Allora, hai visto il Commonwealth, Diamond City. Come sono rispetto alla tua vecchia vita? Tu che ne pensi? Si possono paragonare. Il mondo qua fuori non è neanche lontanamente simile a quello che ho lasciato. Hai nostalgia di casa, eh? Non posso biasimarti. Ora, la domanda principale. Perché venire qui a Diamond City? Stai cercando qualcuno, vero? Di chi si tratta? Ho perso la mia famiglia, ok?
Sto cercando di ritrovarne una parte. Come stiamo un po' vaghi. Chi sono? Mio figlio, Sean, è stato rapito. Non ha neanche un anno. Il genitore che cerca il figlio scomparso. È sempre toccante. Dimmi, sospetti che l'istituto sia coinvolto? Non lo so. Non lo so. Non lo sa nessuno. È questo che li rende tanto temuti. Per la parte finale della nostra intervista, vorrei fare qualcosa di diverso. Voglio che tu ti rivolga direttamente a Diamond City. La piaga dei rapimenti viene spesso ignorata nel Commonwealth. La gente preferisce fingere che non esista. Che cosa diresti a qualcuno che ha perso una persona cara e che è troppo spaventato o troppo insensibile per andare a cercarla? Non perdere la speranza. Ci vuole la scintilla. Non importa quanto vogliate arrendervi. Non fatelo. Avete ancora speranze. Speranze di rivederli. O almeno di scoprire la verità. Un finale molto intenso, Blu. Grazie. È tutto. Ci vorrà un po' per risistemare il pezzo, ma credo che la tua storia farà parlare parecchio a Diamond City. Ascolta, riguardo tuo figlio. Prima non sapevo se tu fossi abbastanza rispettabile e non volevo far perdere tempo al mio amico, ma ora credo che possa aiutarti. Si chiama Nick Valentine, è un detective straordinario. Ha un ufficio qui a Diamond City. Cerca l'insegna al neon con sopra un cuore. Ok, Nick Valentine. Credi che questo Nick Valentine possa trovare Sean? Sì, ma alla gente non piace parlare di lui. Sempre per la mentalità da testa nella sabbia per cui è famosa Diamond City. Ma quando non sai più che pesci pigliare e nessun altro è disposto a darti una mano, Nick è sempre disponibile. Ad ogni modo, ho accettato di venire con te, no? Di guardarti le spalle. Quando vuoi, devi solo chiedere. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa storia. Ok, quindi ora Piper ci può seguire. Ehi, Piper. Vuoi me? Come lo dice? Sicura di voler viaggiare con me? O quello o tornare a scrivere per il giornale. Ma il giornale può aspettare. È bello però il dialogo. Sì, andiamo. Molto bene. Mi dispiace. È ora che tu torni a casa. Ah, bisogna inviare il cane a Sanctuary. Io l'ho inviato a Sanctuary. Cioè, in teoria, casa sua è Sanctuary. Guarda che Meat Dog era fortissimo, eh. Mio amico. Ok, però direi che per questo video, alla fine questa sarà una, penso, una miniserie. Non da tantissimi episodi, con solamente degli spezzoni di Fallout. Penso che la maggior parte saranno secondarie. Registrerò solo alcuni punti della vita del mio PG. E questo penso che sia abbastanza importante, il nostro primo arrivo a Diamond City. Che lei mi viene addosso. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!